Si parte sempre da un piccolo indizio, come quando un giovane cronista americano si accorse che un importante avvocato del Partito Repubblicano difendeva in un processo lo scassinatore di un albergo. Poi, facendo bene il suo lavoro di giornalista, scoprì il caso Watergate, che portò alle dimissioni del presidente Nixon. Ma non è semplice trasformare un indizio in un'inchiesta. Un gruppo di amici di Roberto Morrione ha deciso di aiutare a tradurre in realtà, con un premio di alcune migliaia di euro, i 3 migliori progetti di inchieste televisive. Se hai meno di 35 anni e un progetto serio per una grande inchiesta, partecipa al premio Roberto Morrione, www.premioRobertoMorrione.it.